Salone di Ginevra 2019, stand Honda. Siamo con Vincenzo Piccardi, responsabile comunicazione ufficio stampa Honda Italia. Buongiorno Vincenzo, grazie per il tuo tempo. Buongiorno. Una concept ha destato molta curiosità ed è Honda e Prototype. Vincenzo, ci sarà un futuro di produzione per questo modello? Ci sarà assolutamente un futuro di produzione. Questa è una versione, diciamo, che rappresenta uno step evolutivo successivo rispetto a quel concept che è stato presentato già a Francoforte 2 anni fa. La vedremo in commercio a partire dalla fine del 2019 in alcuni mercati, prevalentemente il mercato europeo. In Italia debutterà ai primi mesi del 2020. Ottimo. E vedo sullo stand anche Honda CR-V, un modello decisamente nuovo e che sta destando molta curiosità tra i nostri lettori per il suo sistema di propulsione nella versione ibrida. Ci puoi raccontare nel dettaglio come funziona? Sì, intanto è bene ricordare che il nuovo CR-V ibrido, arrivato alla sua quinta generazione, di fatto inaugura quel percorso di elettrificazione della gamma che porterà Honda a commercializzare entro il 2025 il 100% dei modelli dotati di propulsione alternativa. Venendo al CR-V, sì, questa novità appunto si caratterizza per il fatto di avere un nuovo sistema denominato Intelligent Multimode Drive, che prevede un motore termico benzina 2000 ciclo Atkinson 4 cilindri, a cui si affianca un motore elettrico e un generatore. In pratica il sistema prevede tre diverse modalità di guide, gestite completamente dall'elettronica, quindi il guidatore non deve assolutamente fare nulla, una modalità totalmente elettrica, una modalità ibrida e una modalità denominata, diciamo, drive, in cui sostanzialmente c'è il motore termico che lavora. Nella modalità elettrica, che è quella più interessante, e quindi parliamo di guida prevalentemente urbana, velocità da 0 a 70-80 km all'ora, la vettura viaggia completamente in modalità elettrica, grazie appunto alla spinta data dai motori elettrici, e il compito principale del motore termico è quello di fornire energia di ricarica. Quindi sostanzialmente il motore termico alimenta di energia il motore elettrico, che dà spinta e coppia alla vettura, che quindi viaggia soltanto in elettrico. Ovviamente a velocità più sostenute, come guida extraurbana, in autostrada, eccetera, eccetera, entra in gioco il motore termico, per cui di fatto in quel caso lì il compito e l'azione svolta dai motori elettrici viene a diminuire. Ottimo, senti, ti ringrazio per la tua disponibilità, e voi se volete approfondire tutte le novità del Salone di Ginevra non avete che seguire Motorbox sul sito internet, sul canale YouTube, Instagram e tutti i nostri canali social. Ciao!